Nasce Più S Web TV, indipendente dell'Alto Tirreno Cosentino. Spazio all'informazione, al sociale, all'ambiente, alla cultura, allo spettacolo e tutto quello che è aggregazione. Più S Web TV, col tuo sostegno, più visibilità alle idee. Umberto De Rosa, uno dei promotori di questa Web TV, a chi è venuta l'idea e perché? Ti ringrazio di questa domanda, Eugenio, anzi approfitto che sei qui nei nostri studi, il primo, hai voluto essere, e noi siamo onorati, non so quale macchina, eccola là, la 2, mi sta inquadrando, siamo onorati, anzi sono emozionato di averti qua, il decano dei radiofonici, la prima intervista ufficiale, questo ci rallegra e ci dà molta speranza di andare avanti. La domanda, molto semplice la risposta, è nata a me e ad altre persone appassionate di TV. Tu sai, da anni noi stiamo cercando di fare questa cosa, volevamo fare una TV tradizionale, ma le leggi e tante altre cose ce lo hanno sempre impedito. Mi sembra che la Web TV sia una strada più percorribile. Senti, quale sarà la squadra e con quale spirito si muoverà all'interno della TV? Allora, per il momento siamo una decina, tutte figure professionali, c'è un direttore giornalista, ci sono i famosi cameraman, c'è insomma una squadra assortita, ci sono delle ragazze che si muoveranno per quanto riguarda la musica, l'intrattenimento, non faremo cronaca perché lasciamo ai professionisti questo compito. Sicuramente non vi faremo... occuperete di quella che è la notizia immediata? No, sarebbe vi complicato. Vi calerete più nello specifico, approfondimenti? Perfetto, sì, magari faremo delle inchieste, tra virgolette, piccole inchieste, cercheremo di creare l'aggregazione del pubblico, del popolo, perché tu sai che questo territorio è abbastanza slegato in questo momento, perché siamo un po' sbandati e quindi... noi stiamo cercando nel nostro piccolo di creare aggregazione. Sinergia. Senti, da che cosa si differenzia una web TV da una TV tradizionale? Questa è una domanda che vuole conoscere il pubblico, non è Eugenio esperto. Però la faccio ad un tecnico, insomma. Certo, allora la TV tradizionale ha dei canoni da rispettare, centinaia di migliaia di euro di investimento, vedi ripetitori e quant'altro, un palinsesto che deve essere riempito costantemente. Con il digitale terrestre ci sono più canali appunto da riempire e le piccole TV soffrono tantissimo, senza parlare delle galassie Mediaset e Rai, che sono un altro pianeta. Sicuramente nel nostro piccolo e soprattutto nel nostro territorio, che è fatto di montagne, è difficilissimo fare la TV locale. La web è molto più pratica, meno costosa e sicuramente può arrivare dovunque, in qualsiasi angolo del mondo. Comunque anche con una web TV ci sono dei costi da sopportare. Ecco, voi dove troverete questi fondi? Per la verità, vedi, questo momento che stiamo vivendo è grazie un po' a quello che avevamo in tasca alcuni di noi e un po' a quello che sta accadendo, perché credimi, quando ho cominciato insieme ad altri a lanciare la notizia, un giovanotto, la dico così come se fossimo appunto al bar, un giovanotto che lavora in un bar, faccio una domanda, dico: ma tu la metteresti 10 euro per avere una TV tutta tua, insomma, che è del nostro territorio? Dice: ma perché anche 20? A quel punto mi è venuta l'idea, immaginiamo che ci vogliono 5.000 euro, nel nostro territorio che io ritengo fatto da almeno Aieta fino a Paola, sono tanti quartieri di una grande città, 500 persone da 10 euro li trovi e i primi 5.000 per raggiungere il primo tassello li trovi. Senti, è un progetto ancora in embrione, quando partirà? Questa è una domanda che dovrei rivolgere al webmaster, ma probabilmente fra qualche giorno sarà pronto, gli diamo ancora 10 giorni di tempo perché adesso siamo sotto Pasqua e penso che per la metà di aprile dovremmo essere operativi a tutti gli effetti. Avete già anche una redazione, una struttura? Sì, questa struttura si presta abbastanza bene qui al centro di Scalea, ma ovviamente questa TV che si chiama Più S Web TV
vuole dire tante cose, non più Scalea, sarebbe riduttivo appunto, perché se raggiungiamo ogni angolo del mondo con il web, esse solo Scalea sarebbe riduttivo. Almeno significa più sud, questo è sicuro. Poi può essere più Scalea, più San Nicola, più Santa Maria, più Santa Domenica, e più che ne ha più ne metta. Senti, come possono fare gli utenti per collegarsi sulla web TV? Per il momento c'è una nostra pagina appunto che si chiama più S Web TV, una pagina su Facebook, e appunto fra qualche settimana sarà pronto il sito. Noi metteremo già il nostro materiale che abbiamo a disposizione, perché come sai io da anni mi occupo di televisione, di spettacoli e quant'altro, e poi faremo in modo che i ragazzi e i talenti della zona si possano esprimere in questo luogo, così andiamo noi da loro, loro da noi. Abbiamo delle idee che creeremo un palinsesto, speriamo degno di questo nome. Senti, questo è il primo progetto per il territorio di una web TV. Tu credi abbia presa? Io credo che la web TV sia il presente. Qualche anno fa si parlava di futuro. Oggi vedo, grazie allo smartphone, che anzi purtroppo il più delle volte vedi le persone con la testa nel proprio smart e stanno guardando qualcosa, stanno leggendo qualcosa. Sicuramente non sono solo messaggini d'amore, ma la gente oggi si informa forse più col web che con i canali tradizionali. Una web TV che potrebbe essere da stimolo per le nuove generazioni. Sicuramente, appunto, questo potrebbe diventare un laboratorio per chi sta muovendo i primi passi nel mondo artistico e tecnico. Anzi, io approfitto perché a telecamere spente ci siamo dati una promessa. Io vorrei tanto che, ultimo arrivato, vorrei inserirmi nel meccanismo di voi che fate questa attività da tanti anni e fare sì che la grande famiglia di questo territorio possa scavalcare lo scoglio che si è venuto a creare negli ultimi anni, e parlo in generale dell'Alto Tirreno Cosentino, non in particolare di qualcosa, e magari insieme fare qualcosa. Anzi, se permetti, mi allungo di qualche secondo dicendo che, come sai, ogni giorno Facebook è una bella vetrina, ma spesso è il giornalino di chi scrive e non di chi legge. Tutti si improvvisano a fare qualcosa, delle iniziative, dei gruppi, delle associazioni, e però diventiamo tutti una sola noce in un sacco. Se riuscissimo a fare che queste iniziative vengano convogliate, probabilmente quelle noci potrebbero diventare di più e avrebbero più riscontro. Senti, così come la televisione e la radio, la web radio e la web TV potranno essere sorelle? Sicuramente, perché già la o TV... O si creerà competitività? Assolutamente no, perché vedi già questo filmato, che se riusciremo a finirlo sarà diviso e condiviso fra Radio One, che è il capostipite da queste parti di radio e di web radio. Noi saremo onorati di passare il nostro filmato a Radio One, e questo accadrà anche in futuro. Magari se Radio One ci tiene in considerazione, vuol dire che siamo abbastanza bravi e professionali da essere apprezzati. Radio One terrà sempre in considerazione, così come lo ha fatto, tutti coloro che vogliono essere concreti in questo settore. Certo, allora se ci potrà essere un'unione anche con gli altri che credono nell'aggregazione, nelle sinergie. Io personalmente, ripeto, un po' vecchiotto, però sono l'ultimo arrivato in questo campo, perché sai che mi occupo di cose un po' diverse, ma insieme alla mia squadra, dico la mia perché sono il più vecchio, non perché sia il capo, perché c'è gente che conosce il proprio lavoro, e poi li scoprirete. Oggi non lo faccio perché non mi sembra il caso di fare l'elenco, ne potrei dimenticare qualcuno. Però non a caso, giusto così per ricordarlo, Radio One il 2 di settembre compirà 30 anni. Sono tanti. E allora è il caso di sposarsi, vedi? È vero, è vero. Bene, Umberto, è stata una chiacchierata interessante. Prima di terminare e quindi congedarci dagli ascoltatori, non so, vuoi chiudere con
vuoi lanciare un messaggio, vuoi chiudere con qualche... Sì, certo che sì. Ragazzi, se andate a vedere sulla nostra pagina intanto lo spot di lancio, vi potrete rendere conto che non siamo fermi al palo, perché in 28 secondi siamo riusciti, credo, a spiegare quello che vogliamo fare. Oggi siamo trattenuti un po' quasi da TV tradizionale anziché il web, perché il web quello che ha di difficile sono i tempi. Andate a vedere lo spot, che è carino, io sicuramente sbaglierei qualcosa aggiungendo altro. Grazie Umberto, grazie anche alla regia. Grazie a tutti. Nasce più S Web TV, indipendente dell'Alto Tirreno Cosentino. Spazio all'informazione, al sociale, all'ambiente, alla cultura, allo spettacolo e tutto quello che è aggregazione. Più S Web TV, col tuo sostegno, più visibilità alle idee.